Bentornati stasera, non me l'avevi detto, questa sera. Ci divertiamo tantissimo perché praticamente giochiamo, No, più che quindi. altro i nostri ospiti ci hanno portato molti giochi, quindi significa che dopo ci mettiamo qui e giochiamo. Assolutamente, li facciamo tutti, così Tutti, dopo un domani molto after. probabilmente saremo ancora qui, però Esatto. insomma direi che ne vale la pena. Io volevo ancora interpellare un attimo Marco, perché nel primo pezzo di intervista che abbiamo effettuato a Davide Tabacco è venuta fuori una cosa interessante, no? Praticamente si diceva che a proposito anche di quello che hai detto tu prima, di come viene creato in qualche modo un videogioco, in America per esempio succede che valutano la fattibilità di un gioco. Un po' come se fosse una torta, no? Quindi la torta ha una serie di strati, se ne analizza una fetta e praticamente all'interno di quella fetta ci sono già tutti gli strati, quindi significa che in qualche modo se qualcosa non funziona lo si può verificare già da una sorta di carotaggio, ecco. È una procedura che viene effettuata anche per i giochi che vengono prodotti in Italia oppure funziona diversamente? Beh, siccome lo sforzo economico per produrre un videogioco è abbastanza consistente, come diceva Davide, certo viene prima fatta un'analisi di, diciamo, di mercato, che cerca di capire se il prodotto già come idea può funzionare. Ecco, ma viene quindi completato nella sua interezza oppure si prende una parte di gioco, la si testa e poi si vede se è effettivamente fattibile o meno? Diciamo che non si tratta di prendere una parte di gioco, si tratta di provare a ipotizzare un'idea di gioco che possa essere in qualche modo fruita da quello che si decide essere il target delle persone. Poi, diciamo, durante lo sviluppo possono capitare dei cambi in corsa, grazie a prima di tutto l'attività di testing che viene fatta in modo continuo durante la produzione. E poi da quell'attività particolare che si chiama il playtesting, cioè coinvolgere persone esterne, appassionati o anche gente veramente di tutte le età, che provano in anteprima il gioco e dicono questa cosa funziona, questa cosa non funziona. Generalmente queste attività sono supervisionate, sono gestite da persone che appartengono sia al mondo dei videogiochi ma anche al mondo della psicologia. Perché? Certo. Perché si deve leggere un po'. Se la persona o la reazione della persona in modo tale da capire se effettivamente una cosa detta è corretta oppure è stata solo, come dire, un accenno del momento, no? Certo. E questo momento è molto importante perché ha definito veramente il cambio in corsa di certi giochi, ne ha definito il successo O meno. o meno. Di solito il successo perché, almeno questo poi viene, quello che Diciamo viene la anche ciliegina pubblicizzato. sulla La torta che ciliegina sulla rende il torta, gioco poi davvero. quell'ingrediente che permette veramente di costruire la relazione tra il giocatore e il gioco Il stesso. gioco. Mandiamo io direi la seconda parte perché Sì. questa puntata, oltre ad avere un sacco di ospiti, in realtà anche molto ricca di contenuti, proprio perché Davide, insomma, ci ha spiegato tantissime cose del suo lavoro e anche appunto proprio del mondo dei videogiochi. Certo. Quindi io pregherei la regia di mandare la seconda parte dell'intervista a Davide Tabacco, che ringraziamo e che speriamo magari prima o poi Se torna attraversi in l'oceano Italia. e venga qui da noi a trovarci. Sono relativamente simili nella produzione di un videogioco, sia di piccolo taglio che di grande taglio. Gli elementi sono gli stessi, il problema è la scalabilità. Quando parliamo di un prodotto come Assassin's Creed, che peraltro è sviluppato qui a Montreal, dove mi trovo io, Ubisoft ci mette fino ai picchi di produzione, quindi subito prima dell'uscita arriviamo ad avere oltre 400 persone che lavorano allo stesso tempo sul prodotto. Quindi lì è una questione di economia e di scala. A livello corporativo, come un videogioco nasce, Tizio Caio Sempronio ha un'idea
crea un pitch formale, un documento di testo abbastanza normalmente spesso, i requisiti variano da compagnia a compagnia. Comunque un documento di alto livello di design. Oggigiorno questo non è sufficiente, peraltro, quindi normalmente cerca di aggiungere già, avere un mini prototipo, magari ne parla con qualcuno del personale che lavora all'interno della compagnia, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché, e questo viene presentato al committee, nel caso di Ubisoft, io non lavoro per Ubisoft, quindi le mie informazioni sono, cioè, prendetele con un minimo di sale. Però in generale c'è un committee a Parigi, che è la board of director di non mi ricordo cosa, e loro valutano i vari progetti. Se il progetto è greenlighted, quindi se gli viene dato il verde, la cosa normalmente, ciò che succede è che un piccolissimo team di sviluppo a livello embrionale, che però consiste già di tutti i componenti minimi per creare un videogioco, quindi che ne so, un artista 2D, un animatore, un progettatore di livelli, magari un tecnico del suono, anche volendo, part-time, vengono assegnati a un team di prototype. Questa fase, la fase del prototipo, può durare da qualche settimana a svariati mesi, a volte anche di più se il progetto è problematico. E in questo caso si tratta veramente di scrivere le fondazioni. Normalmente c'è stata già, cioè a questo punto o c'è già stata o c'è una decisione di scelta tecnologica. In caso di Assassin's Creed, loro hanno una loro tecnologia proprietaria che continuano a sviluppare, un motore di gioco, quindi la scelta tecnologica è meno rilevante, però in generale bisogna scegliere che tipo di tecnologia sviluppare. Dopodiché si fa la cosiddetta, una volta finito il prototipo, nel caso il prototipo vada a buon fine, in cui si mostrano quali sono i più punti più importanti del videogioco, si fa una cosiddetta vertical slice, ovvero sia, si cerca di ricreare, se immaginiamo una torta, una fetta, perché in una fetta ci sono tutti gli strati, quindi l'idea è che se tu assaggi quella fetta, in realtà stai assaggiando un intero prodotto. Se la vertical slice è un successo e di nuovo gli organi di controllo pensano che tutto va bene, il gioco a quel punto va in produzione di massa e quindi poi il resto della torta viene divisa in varie fette e si procede. Tutto questo ovviamente circondato da gruppi di focus testing, che controllano che il prodotto non sia né troppo difficile né troppo facile, insomma, oppure controllano che, beh, tutta una serie di sovrastrutture che grosse compagnie come Ubisoft hanno, per potersi assicurare che il prodotto sia un successo. E invece per un piccolo videogioco, due o tre persone dicono "Wouldn't it be cool?" Non sarebbe bello se facessimo questo, questo e quest'altro, e lo provano. E il gruppo di focus testing sono altri amici e parenti e cose varie che lo provano, più o meno. Però la scelta tecnologica e tutto il resto è tutto uguale, il prototipo lo devi comunque fare e via discorrendo, gli step poi sono gli stessi. Allora, la questione della salute io la dividerei innanzitutto in due aspetti. Quella della dipendenza psicologica di cui tu fai riferimento quasi esclusivo, e quella invece dal punto di vista del fattore fisico, che secondo me è quasi più importante perché se ne parla molto meno. Cioè, l'utilizzo di un videoterminale a lungo termine, e non stiamo parlando necessariamente di videogiochi, causa tutta una serie di problemi di postura, causa problemi tipo tunnel carpale, di cui io stesso soffro. E svariate altre problemi, insomma. Quindi qui c'è un problema di inattività fisica dell'homus modernus, scusami dire, che è terribile, soprattutto per il tipo di società in cui ma la maggior parte di noi vivono, quindi all'interno di città che magari non hanno sufficienti attrezzature di tipo sportivo o aree verdi o simili.
Qui sta veramente all'individuo attrezzarsi in maniera di mantenere vivo il detto mens sana in corpore sano e alla società di incentivare questo tipo di attività esterne, fisiche, eccetera, eccetera, di svago. Ed è questo, per esempio, una cosa in contrasto netta tra l'Italia o certi paesi europei e per esempio appunto gli Stati Uniti, dove c'è una grandissima attenzione almeno a livello high school per l'educazione fisica e lo sport, insomma. Quindi io questo lo terrei ben presente, cioè mi sta quasi più a cuore il fatto che se i ragazzi giovani passano tantissimo tempo a giocare al computer o altri sistemi di intrattenimento, ma anche se stanno tutto il giorno davanti alla TV, diventano le cosiddette couch potato, flabby, tutti mollicci un po' e non si sentono troppo bene. E questo causa depressioni e altri problemi, cioè è tutto collegato poi, no? Per quello che riguarda la dipendenza psicologica, posso essere d'accordo, cioè sono d'accordo fondamentalmente, ma equivale a una grande passione, equivale a un, non so, a un innamoramento amoroso, possiamo dire, cioè quella è ricercata, ma non è perché si vogliano spillare dei soldi o si vogliano, cioè non è una droga. La questione è che la nostra vita di tutti i giorni può risultare alquanto grigia e ritrovarsi a essere degli eroi di un certo tipo o in una situazione completamente fantastica, comunque è allettante, è piacevole, è un modo di svagare, è uno svago. Che poi sia magari un modo più immediato, più pervasivo rispetto a, che ne so, quello che una volta erano i libri, sono libro tuttora, o il teatro o il cinema, o anche la musica, questo d'accordo, principalmente secondo me per una questione di interazione più che altro. Nel senso che non, il videogioco è attivo e i videogiochi ben fatti non ti raccontano solo una storia, ma ti danno veramente un controllo su come la storia evolve. E questo controllo che fa del videogioco un qualcosa di estremamente personale ed emotivo, perché crea dei legami tra l'utente e il mondo. Poi, insomma, onestamente io adesso qui non voglio fare la padrona a nessuno perché sarebbe ridicolo, tanto più che io giocare gioco, però è una questione, oddio, il gatto, è una questione di anche un po', cioè le figure, la figura paterna-materna non possono astenersi dal loro ruolo, soprattutto con adolescenti o ancora meglio prima, a livello preadolescenziale, perché se torniamo un po' allo stesso discorso di quello che si diceva quando siamo cresciuti noi, che i ragazzini passavano tutto il giorno davanti alla TV, la mettevano tutti i giorni, tutta la famiglia, la mamma lo lasciava tutto il giorno davanti a vedere i cartoni animati, cioè fondamentalmente il risultato poi è lo stesso, dove manca una presenza che aiuti anche al cambiamento, è naturale che ci sia una più facile degenerazione. Eccoci di nuovo qui. Allora, direi anche questa seconda parte è davvero molto interessante. Insomma, devo dire che Davide ci ha raccontato tantissime cose. Insomma, io che sono, devo dire, lo ammetto, purtroppo poco appassionata, soprattutto di videogiochi, li conosco poco, che comunque, insomma, mi ha dato Certo. delle dritte davvero No, perché più che altro interessanti. anche il discorso legato alla dipendenza, ai problemi di salute, Sì, eccetera, mi infatti sembra un era la domanda che volevo argomento fare a uno dei esatto. nostri ospiti, ovvero Dario. Allora, Davide ha paragonato una possibile dipendenza da videogioco ad un rapporto amoroso. Quando è iniziato il tuo innamoramento verso i videogiochi? Diciamo che è iniziato molto presto, all'inizio degli anni 80, quando avevo quindi 7-8 anni, e cominciavo a giocare col VIC 20, che era uno dei primi comunque computer casalinghi. E quindi lì è iniziata, poi è proseguita con altri computer, col Commodore 64, con il Commodore Amiga,
e di conseguenza poi con il PC e le varie console. Quindi insomma è stato un amore di lunga durata. Quindi tu sei appassionato di videogiochi a 360 gradi, sì, cioè sia da PC sia da console. Sia da console, entrambi. Se dovessi dirne uno proprio preferito in assoluto tra tutti? Another World forse, che è un gioco di tantissimi anni fa per PC, che era insomma abbastanza divertente. Gli altri ospiti sorridono, commentano. Evidentemente non è piaciuto solo a me, era un gioco abbastanza divertente che proiettava, come diceva il nostro amico prima, in un altro mondo, forse anche perché il protagonista era un fisico e visto che ho frequentato la facoltà, questo fisico alle prese con un acceleratore veniva trasportato in un altro universo e doveva, come dire, riuscire a capire come tornare a casa, quindi era abbastanza divertente perché si impersonava qualcun altro, era appassionante, comunque, ecco, ma era molto coinvolgente. Ti ha creato dipendenza questo gioco? Insomma. Beh, questo e anche molti altri. Altri. Quindi insomma, crea una certa dipendenza. Assolutamente sì, c'è un gioco anche, facciamo un altro esempio, Tetris è un gioco che crea dipendenza perché comunque quei 5 minuti ci sono sempre per fare una partita magari a, certo, a Tetris, quindi insomma è sempre divertente poter... È appassionante comunque, non si perde mai. Prima abbiamo all'inizio puntata parlato appunto sia della socialità e della socializzazione a cui portano alcuni giochi. I videogiochi secondo te possono portare, perché da quel poco che so che ci sono dei videogiochi in cui ci si organizza un po' a squadre, certo, insomma. Ma allora, diciamo che forse è più il gioco da tavolo che porta alla socialità, però in realtà negli ultimi anni anche i videogiochi portano alla socialità perché c'è il gioco online, quindi si conoscono tante persone, magari in luoghi totalmente differenti dal nostro, dall'altra parte del mondo, con cui si può giocare online alle ore più disparate e trovarsi in gruppo per fare una gilda in un videogioco, piuttosto che fare una squadra, piuttosto che fare un team di qualsiasi tipo per giocare insieme contro altre persone che formano altri team. Quindi anche in questo senso il videogioco stimola la socialità, soprattutto appunto negli ultimi anni da quando c'è il gioco online. Prima forse un po' meno, prima tendeva a ritirare i ragazzini dentro casa e rimanere a giocare in uno o due, magari anche tre, però era limitato a due o tre persone. Adesso porta anche a conoscere persone in tutto il mondo. E invece un'altra domanda, perché Andrea ti ha presentato anche come apprendista, creatore, sì, autore di giochi. Che tipologia di giochi e questo tuo voler creare giochi ti viene da questa passione per i videogiochi oppure sono diciamo due amori totalmente separati? Sono due amori totalmente separati. Beh, la passione dei giochi da tavola è nata anche questa quando ero piccolo. Io normalmente faccio il programmatore, però da quando ho ricominciato a giocare ai giochi da tavolo ogni tanto mi capita che mi venga qualche idea e cerco magari di poter inventare un gioco basato su questa idea e magari aspirare a far sì che uno dei miei giochi venga pubblicato e magari a diventare come Andrea o come Walter, che hanno pubblicato un sacco di giochi da tavolo e sono degli inventori molto affermati. Quindi. Ma è un po' un modo per evadere, forse, il fatto di anche giocare a giochi da tavolo, vista la tua professione, insomma, sei un programmatore, quindi forse informatica ne senti per tutta la giornata e quindi, avendo comunque la passione per il gioco, riversi un po' il tuo interesse anche per un ambito dove l'informatica non c'è. Sicuramente è un modo anche per staccare dall'informatica, però in realtà progettare i giochi da tavolo, almeno per quanto mi riguarda, ha anche a che fare con l'informatica, perché in alcuni giochi si ha a che fare con delle statistiche, bisogna fare una serie di conti per far sì che il gioco funzioni, quindi c'è tutta una ricerca che comunque in parte si sovrappone anche all'informatica. Bisogna un po' studiare forse per sì, non è una cosa in cui ci si improvvisa, infatti io per adesso mi sto improvvisando e quindi per adesso sono solo un aspirante. Ma ci puoi dare qualche anteprima su qualche tua idea oppure... In realtà ho un paio di prototipi di un paio di giochi di carte e poi invece un prototipo su delle corse spaziali, ma per adesso sono solo allo stato di prototipi perché... Allora poi ci devi far sapere. Sì, sicuramente. Poi a gennaio ci sarà la convention degli inventori di giochi, quindi spero di presentare questi prototipi e magari trovare un editore disposto a pubblicare, se troverà interessante questi prototipi, uno dei miei giochi. Incrociamo le dita, invece purtroppo ci manca poco, però inizio a fare la prima domanda ad Andrea, perché vedo qui sul nostro tavolo, io che sono abbastanza curiosa e ripeto, ne so abbastanza poco, un gioco che ha anche abbinato un mazzo di tarocchi, di cui invece sono abbastanza appassionata e quindi volevo sapere come mai l'unione di un gioco e del mazzo dei tarocchi.
I tarocchi sono nati come un gioco, sono un gioco di carte che veniva giocato alle corti degli Estensi o dei Visconti nel 1400. L'idea, lavorando io tra l'altro per un'azienda che produce tarocchi, è stata quella di creare un gioco che utilizzasse le carte dei tarocchi e le pedine degli scacchi in un contesto più moderno, un po' come forse farò un paragone magari un po' blasfemo, ma come un compositore moderno può ispirarsi alla musica classica e inserire elementi di musica classica nelle proprie composizioni, o come Baricco riscrive l'Iliade a modo suo. Se consideriamo la creazione di giochi un'attività artistica, in fondo comunque di espressione creativa, quindi due classici, grandi classici un po' rivisti. C'è sempre da imparare dai grandi classici. Direi di sì. Purtroppo, appunto, come avevo già anticipato, interrompiamo di nuovo questa sera. Sei tu, sì, mi tocca. Questa sera la cattiva sono io e ci vediamo tra poco, subito dopo la pubblicità. A tra poco.